Ben ritrovati amici di Gilda TV. Dopo aver sentito l'opinione di molti docenti sulla buona scuola, oggi ascoltiamo un dirigente scolastico. Ci troviamo a Randazzo, cittadina medievale in provincia di Catania, presso il circolo didattico Don Milani. Buongiorno preside, o preferisce che la chiami dirigente scolastico? Buongiorno, saluto lei e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dirigente scolastico è sicuramente il mio ruolo, però in maniera molto più affettuosa solitamente i piccolini mi chiamano preside, infatti mi salutano sempre ciao preside e per me va bene così. La scuola ha aperto i battenti da pochi giorni e gli alunni sono tutti in classe. Insomma, l'organico presso la sua scuola è al completo e i ragazzi diversamente abili hanno tutti l'insegnante di sostegno specializzato? Sì, noi abbiamo iniziato le attività giorno 11, venerdì 11, i bambini sono tutti pronti e tutto l'organico è al completo, abbiamo tutte le maestre, abbiamo anche tutti gli insegnanti di sostegno e proprio oggi sono arrivati gli ultimi amministrativi e l'ultimo collaboratore scolastico, quindi siamo proprio pronti per iniziare questa nuova avventura. Cosa ne pensa del maxi potere che verrà dato ai presidi e con quali criteri secondo lei si potranno scegliere un docente rispetto a un altro? Sul maxi potere dei presidi si è esagerato tanto, soprattutto nel periodo da maggio tutta l'estate. E si parlava di presidi sindaci, presidi sceriffi e la scuola non ha bisogno di questo. La scuola ha bisogno di un dirigente, dei docenti, degli amministrativi, dei collaboratori, di una comunità scolastica che lavora a servizio degli alunni. Per quanto riguarda i criteri comunque per la valutazione dei docenti saranno forniti dal consiglio di circolo o di istituto, chiaramente, in base alla scuola. E poi anche noi ci dobbiamo organizzare, cioè noi già dirigenti siamo sottoposti a valutazione, vedremo mano a mano quello che il Ministero ci indicherà e quello che ci dirà di fare e cercheremo di agire nella massima trasparenza e correttezza. Nessuno vuole danneggiare i docenti. Quali sono i punti di forza e di debolezza della legge 107 secondo lei? Molto dipende dall'ordine di scuola e per quanto riguarda la scuola primaria, avere introdotto la figura dell'insegnante specialista per l'educazione fisica, per la pratica musicale. Per la scuola dell'infanzia, devo dire che un po' quest'ordine di scuola è stato trascurato. Per quanto riguarda invece punti di debolezza, sicuramente avere spaccato il collegio dei docenti, cioè la legge 107 è riuscita a mettere contro dirigenti e docenti, quindi personale, e alle scuole questo non fa assolutamente bene. I docenti che non sono entrati di ruolo, seppur in possesso di un'abilitazione, verranno assunti solo tramite concorso. Lei cosa ne pensa? Ritengo che non sia sbagliato, perché è vero che la laurea dà le competenze e i contenuti disciplinari, però un conto è conoscere la materia e un conto è saperla insegnare. I percorsi abilitanti dovrebbero servire chiaramente a permettere ai laureati di gestire la classe, di entrare con un contatto positivo con i ragazzini. Questo penso che sia importante. Poi è normale che ogni corso abilitante, che sia SISIS, che sia percorso abilitante speciale o meno, possa essere migliorato. Però bisogna distinguere. Essere laureati non significa saper insegnare. Per entrare in classe ci vogliono delle competenze specifiche. Da Randazzo è tutto. Irene Anastasi per Gilda TV.